Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare in calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi in quest'altro giorno si fanno. Sono arrivati in massa. Colori bianco e nero campeggiano ovunque qui all'Allianz Stadium, la nuova casa della Juventus dal 2011. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Quando c'è Cristiano Ronaldo in campo la domanda è quasi superflua, Fabio. È praticamente il migliore al mondo nel suo ruolo. Sono convinto che anche in questa partita ci stupirà. Ha un talento e una media gol pazzesca. Certo, il segnare è il modo migliore in cui potrà fare la differenza. Eccoci, si comincia. Bella azione sulla porzione sinistra. Prova la giocata nello spazio. Mandzukic. Escito. Pjanic. Prova il filtrante. Cristiano Ronaldo. Qui cerca il tiro. Rete. Solo, non poteva sbagliare. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazio. Cristiano Ronaldo la gioca sulla destra. Cerca un compagno. È un grande riflesso qui. Che grande parata. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso pulito che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Pjanic, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Conclusione sul fondo. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Bonucci e con questa la palla. Antenucci la gioca a sinistra. Cerca spazio. Bentancur. La Juventus ha già un gol all'attivo, sicuramente un vantaggio su cui costruire. Sono in vantaggio ma la gara è ancora lunga. Ora devono fare attenzione alla reazione rabbiosa degli avversari, che cercheranno sicuramente di riaprire la partita. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravo. Vuole la profondità. Mandzukic riceve in posizione interessante. Felipe si fa trovare al posto giusto e allontana. Yasmin Kurtic. Prova il filtrante. Si libera la grande. Ottima giocata. Riesce ad intercettare. Ecco un'occasione di contropiede. Prova la giocata nello spazio. Prova la verticalizzazione. Petagna. Bella apertura. C'è la palla lunga in avanti. Cristiano Ronaldo. Cerca un compagno e ora deve concludere. Ecco il tiro! Un sacco alle spalle del portiere! Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Ma concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Gestire un comodo vantaggio di due reti. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Pallone lungo, in verticale.
Missiroli. Lazzari si spinge davanti sulla destra. Tocco preciso. Cerca spazio. Occhio al tiro. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminato. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Incornata! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Si ricomincia dal portiere. De Sciglio. Mandzukic. Bonucci, Chiellini, Matuidi, De Sciglio, prova a passare con un pallone profondo, pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale, il portiere la caccia lontano, Chiellini legge bene l'azione, blocca il pallone, prova Matuidi, cerca spazio, non può sbagliare, può concludere, ha provato il tocco sotto, nulla di fatto. L'intenzione era ottima, ma non ha impattato bene la palla. Petagna e trova bene il compagno. Prova a verticalizzare. Cerca il passaggio profondo. Se ne va. Vuole la profondità. Ottimo disimpegno, fondamentale. Pallone alto nello spazio. Pericolo sventato almeno per ora. Matuidi. Mandzukic. Cerca il numero. Matuidi. Colpisce. Costa. Spoglia la situazione. La mette in mezzo. Tenta la conclusione. Squadra riposo. Continuiamo sulla gara fin qui. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Lazzari. La mette sulla sinistra. Prova la giocata nello spazio. Vince il duello fisico, fa sul pallone. Petagna, prova il filtrante. Valdifiori, allarga il gioco a destra. Cerca un compagno. Valdifiori, tenta il cross. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Traversione di Kurtic. De Sciglio. Mandzukic. João Cancelo. Cuadrado. Cerca spazio. E passa. Tocca verso il centro. Vicari. Sproglia la situazione. Sulla destra. Ecco Cuadrado. Ma qui deve tirare. Ha provato il gran numero. Ha dimostrato di avere un grande istinto qui. Si è coordinato bene. Certo, non era facile. De Sciglio. Marcature strette, a quanto pare, le individualità forti ne risentiranno. Beh, è normale marcare più stretto chi ha già segnato un gol. Non puoi permetterti di concedergli altre chance per andare a rete.
passaggio sulla destra. Si libera la grande. Riceve in area. Palla tagliata. Può tentare la conclusione. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. C'è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. L'azione con il lancio lungo, prova a passare con un pallone profondo, cerca spazio, da lì può seguire il tiro. Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Paolo Dybala può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Bentancur cerca un compagno e passa. Elegante. Può provare. Non si ferma più, ancora segno. E con un vantaggio di 3 gol, vuol dire quasi tutto. E questa era davvero imparabile. Un proiettile. Impresso al pallone tutta la sua forza, una sassata imparabile. E ha avuto subito un grande impatto sul cuore. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Bella parata! Splendida respinta. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere, ha fatto bene a provarci. Yasmin Kurtic la gioca a sinistra. Gioca in serie. Scodella in avanti. Paolo Dybala cerca di pescare il compagno là davanti. Non impensierisce la difesa. Cristiano Ronaldo. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovevano riprovarci. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Gioca Cancelo. Bentancur la gioca sulla destra. Mandzukic, ecco il tiro. Sono protagonisti di un dominio incontrastato. Tutto lo specchio della porta a disposizione non ha mancato la punta di un il passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Lungo passaggio in avanti. Antenucci. Petagna. Pjanic prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova la giocata nello spazio. Pjanic scodella in avanti. Si libera la grande. Attenzione! Passaggio intercettato. C'è la palla lunga in avanti. Sulla destra. Ecco Dybala. Se ne va. Dybala, grande occasione ma palo. Il tiro non mancava certamente la potenza. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. La partita riprenderà dopo i 2 cambi. Con 2 uomini diversi contemporaneamente, il loro sistema di gioco subirà qualche modifica. Avanza deciso. Conclusione. Ha colpito bene il pallone.
infiltrante. Palla riconquistata immediatamente. Pallone lungo in verticale. Matuidi. Vuole la profondità. Cione. Si fa prova a verticalizzare. E c'è il blocco del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio davanti. Hanno dominato la partita in tutti i 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria preparata. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? È vero.